Come sta Schumacher? Benone, dopo essersi sentito stanco, dopo aver riposato, dopo aver piazzato un gran tempo al Mugello con la Ferrari, dopo aver provato la Sauber a Fiorano. Benone, dopo Monza, dopo averla scampata, dopo aver ammesso una tantum di avere avversari non proprio preoccupanti, non certo massacranti. Monza, appunto. Forse la svolta più decisa del Mondiale è arrivata durante la corsa meno esaltante dell'annata. E adesso, anche se Schumi ha già innestato la retro, viaggeremo su piste meno veloci, meno preoccupanti, più gratificanti. Il problema, anzi il dubbio, però, è un altro. Abbiamo detto e ripetuto che il livello di chi guida è basso. Un solo campione da Serie A, Schumacher appunto, e poi Serie B, una folla. Adesso viene da pensare che anche sul fronte tecnico la situazione non sia proprio esaltante, perché se la macchina candidata a vincere il titolo arriva sesta, nonostante Schumacher, non c'è da stare allegri, visto e considerato, tra l'altro, che la Williams, nel frattempo, non vince, arranca, stenta. Insomma, pensando a un finale memorabile, roba che manca dal repertorio rosso da una ventina d'anni, sarebbe bello pensare a un gran finale, a qualcosa di molto diverso rispetto a quanto si è visto a Monza. Una battaglia, un testa a testa vero, e non una sfida giocata sui punticini, sui piazzamenti. Insomma, è andata bene, ma adesso, da Monza, allontaniamoci e in fretta. Nelle ultime quattro gare, Jacques Villeneuve ha raccolto solo una vittoria, a Budapest, oltretutto molto fortunosa. Per il resto, una serie di prestazioni sbiadite, non certo da pilota che punta a vincere il mondiale. Roba da far perdere la pazienza a qualsiasi team manager, ma non a Frank Williams, che continua a credere ciecamente nel canadese. Ha paura di nessuno e non assuma che è battuto finché dopo la bandiera. È un uomo che sempre dà il suo massimo, ha delle idee chiare, ma anche ascolta degli altri perché è ancora giovane e sa che deve imparare. Quello che è incredibile è che Williams non è rimasto deluso neanche da Frentzen, che pure ha conquistato un solo successo quest'anno. Io lo supporto molto, la macchina è stata difficile quest'anno, non come l'anno scorso, questa si chiama la competizione, e Frentzen, ti assicuro, a prima cosa il mio supporto totale, e è un pilota molto veloce. Dopo una presa di posizione così decisa sui piloti, uno si aspetta che come minimo Frank li abbia già riconfermati anche per l'anno prossimo. E invece? Non sono in grado di confermare ufficialmente i nostri piloti. Faremo questo dopo aver discusso la situazione dell'annuncio con i nostri partner, sponsor, eccetera. Al di là delle prestazioni poco convincenti, Villeneuve e la Williams sono in piena lotta per il mondiale. Eppure qualcuno sostiene che i giochi siano già stati decisi a favore del cavallino, magari per dare ulteriore slancio alla Formula 1 in generale. Bernie Ecclestone ha sognato apertamente da una stagione gloriosa per la Ferrari e ho ben capito il suo bisogno di questo, perché lui si occupa del futuro del Formula 1 e del suo spettacolo. Ovviamente non devo dire apertamente che la Williams non ha nessun supporto per queste varie insinuazioni che si legge talvolta. Prima cosa, la Ferrari non ha bisogno di soccorso di nessun'altra parte, questa è la prima cosa, e secondamente conosco Bernie molto bene, anche Max Mosley, e non sono uomini per così. Per concludere, Frank Williams ci fa conoscere la sua opinione anche sul processo Senna, una vicenda che lo vede coinvolto in prima persona. Ancora voglio dire poco pubblicamente su questo soggetto, ma due cose a dire. Dopo tre anni sono sconvinto che è tutta questa inchiesta, che Ayrton non ritorna. E seconda cosa, mi hanno detto che sul muro dietro il giudice c'è scritto sul muro giustizia per tutti, quindi sono tranquillo. I fasti degli anni Ottanta poco a poco stanno tornando. Non è ancora una McLaren da primato assoluto, da campionato del mondo, ma quello che sta ottenendo la squadra di Ron Dennis basta ed avanza per non mettere in carniere un altro fallimento.
Intanto, le corse vinte nel 1997 sono già due e il bottino avrebbe potuto essere migliore senza la sfortuna di Coulthard in Canada e quella di Häkkinen a Silverstone. Le cose quindi funzionano. C'è il 10 cilindri Mercedes che ormai ha trovato l'affidabilità. C'è il telaio che sulle piste veloci non ha nulla da invidiare a quello della Williams e della Benetton. Per assurdo, in questa McLaren che si candida già ora come pretendente al titolo iridato del prossimo anno, l'anello debole della catena sembra essere rappresentato dai due piloti. Coulthard è veloce, affidabile, intelligente e vincente, ma non ha la cattiveria propria dei grandi, dei campioni del mondo. Häkkinen è una stella che brilla d'intermittenza, l'Alesi del Nord, sempre molto accreditato, sempre molto idolatrato, ma secco di vittorie, di pole position, sfortunato nei suoi momenti migliori. Tra lui e il primo posto c'è sempre un altro, c'è sempre una coincidenza negativa, una rottura, un incidente, una foratura. E sono trascorsi 6 anni dal suo debutto nella categoria. Così, nella scalata al vertice di un team che sta risorgendo, restano da fugare i dubbi umani, i punti interrogativi. L'ultimo ostacolo di Ron Dennis e soci, un rompicapo e una scommessa. L'ultima da vincere per poter dire che si è tornati grandi ed imbattibili. Per fare il tifo per la McLaren bastano Coulthard e Häkkinen. Per puntare sul futuro McLaren basta un po' di ottimismo. Per diventare sponsor della McLaren basta una visita qui dentro. Un salotto piazzato a 2 passi dai box, ogni gran premio, mocchettato come una bomboniera, lussuoso come una limousine, farcito di optional come un viaggio in prima classe. L'ingresso è a inviti e gli invitati escono gasati come ultra dopo l'illusione di guidare una Formula 1, di curiosare nel garage, di ascoltare le comunicazioni tra tecnici e piloti. Una furbata, una meraviglia, il massimo pensabile per far nascere una passione, assicurando in contemporanea il futuro economico della squadra. Con questo strumento possiamo controllare una serie di immagini gestite dal nostro dipartimento comunicazione. Possiamo anche attivare un collegamento in diretta con il nostro box. Possiamo scegliere quale macchina osservare. Possiamo gironzolare per il garage, fare viaggi tecnologici per spiegare ai nostri ospiti cosa accade esattamente in pista. Possiamo zoomare su ogni particolare e raccontare ciò che accade in ogni momento delle prove e della gara. Allo scopo di spiegare ai nostri ospiti come funziona la telemetria delle vetture, abbiamo sviluppato, insieme con un'azienda di computer, un sistema che può mostrare ciò che accade dentro una macchina in corsa in maniera comprensibile a tutti. Chi guarda vede ciò che stanno osservando i nostri tecnici ai box mentre le macchine girano sulla pista. Insomma, possiamo collegarci direttamente con le vetture. Gli ospiti possono scegliere tra diverse pagine elettroniche. Possiamo vedere in tempo reale la velocità di Coulthard e Häkkinen. Possiamo mostrare la pressione esercitata sui freni, freno davanti, freno posteriore. Possiamo fare altro ancora, osservare l'acceleratore, come vedete, 100%, 49%. Tempi di frenata, uso del cambio, ogni dato in possesso degli ingegneri e in possesso anche dei nostri ospiti qui. We can now explain to the people in the McLaren VIP Club. Monza, Gran Premio d'Italia. Mai come in questo caso, le soste in box sono state decisive per il risultato finale. A partire da quella di Alesi e Coulthard, entrati in quest'ordine e ripartiti dopo il rifornimento a posizioni invertite, in pratica l'unico sorpasso in 53 giri. Ma anche in precedenza le fermate si erano rivelate determinanti. Sembrava che sui box fosse calata una specie di maledizione. Tutti quelli che si fermavano non ripartivano più. È stato così per Diniz, rientrato al quarto giro e rimasto lì per il resto della corsa. È stato così per Katayama, che prima ha voluto fare il Villeneuve, Gilles, facendo un giro intero con una gomma deciappata, ma una volta arrivato al suo box è stato bloccato. Ed è stato così anche per Verstappen,
Alla Tyrrell non sembrava vero che l'olandese non avesse ancora distrutto la monoposto dopo 12 giri e quando ha imboccato la corsia dei box, i suoi meccanici gli hanno staccato il volante per impedirgli di proseguire. Siamo alla conclusione, ancora un servizio, quello delle pagelle del Gran Premio d'Italia come al solito, ma usciamo da un servizio che è quello dei pit stop. Quando si vince o perde una gara per i box si dice merito, demerito dei meccanici. Nel caso Alesi e Coulthard, guardate, sono i piloti, arrivano uno dietro l'altro, ma Alesi è titubante nell'entrare nella sua postazione e fermarsi, lento, perde quel secondo e mezzo rispetto a Coulthard che invece è molto aggressivo nel girare a destra e fermarsi quasi bloccando le ruote alla sua postazione, perde quel secondo e mezzo che aveva di vantaggio un secondo in pista, per cui quando ripartono a pari merito, stesso tempo dei meccanici per la sosta ai box, la posizione McLaren è davanti a quella della Benetton, parte davanti Coulthard, ma guardate, è Alesi che è più lento nel fermarsi rispetto a Coulthard. Schumacher prepara anche questi dettagli. Ed allora i box non sono sempre solo i meccanici responsabili di essere più bravi rispetto agli altri, possono esserlo anche i piloti, può essere un tema dei prossimi Gran Premi. Allora, appuntamento fra 7 giorni, Gran Premio d'Austria, un Gran Prix che toccherà questa quart'ultima prova approfondendo prima della gara quello che è successo nelle 2 giornate di prova. Fra 7 giorni insieme verso mezzogiorno per la prossima puntata di Gran Premi. Pagelline Montesi personalizzate, voto 10 ai fan di Silvestre Stallone, i quali continuano a credere che Stallone sia Rambo. Invece un tavolo da salotto, riconoscibile per la lunghezza delle gambe o, a scelta, per il quoziente di intelligenza. Voto 9 a chi continua a credere che Vittorio Sgarbi sia un luminare. È venuto a Monza per gridare che di Monza non gli frega niente, che avrebbe voluto stare altrove. Domande: perché è venuto? Perché non ha evitato? Perché ascoltarlo? Perché ce ne occupiamo anche nelle pagelle? Voto 8 a questi ragazzotti contrari, per statuto, al minuto di silenzio e al silenzio in senso lato. Infatti, per darci dentro con i bongo, hanno scelto il posto giusto, il momento opportuno, l'acustica ideale. Bravi! Voto 7 al chirurgo che ha prodotto questo fenomeno circense. Goodyear e Bridgestone, quando l'hanno visto, hanno meditato in contemporanea il ritiro dalla competizione. Voto 6 al fabbro che ha imbullonato con tanta grazia il nasone di Rodman. Quando ha visto il lavoro, Jean Todt ha chiesto e ottenuto l'indirizzo. Non si sa se per un ingaggio nel reparto montaggio vetture o per uso personale. Voto 5 alla coppia Colombari-Costacurta, realizzata da Carlo Rambaldi per una serie di telefilm sul bello della vita. Capelli fuori posto, 0. Gocce di sudore, nulle. Forfora, non classificata. La coppia si accascia, semplicemente, quando si scaricano le pile. Voto 4 a queste due povere figlie, mandate al massacro nel calderone, per verificare che il femminismo non ha lasciato traccia alcuna nella storia dell'uomo. Carne da macello, come se fossimo alla fine del secolo scorso. Voto 3 a Phil Collins in Brianza, mentre Elton John era a Londra con tutta la voce in gola. Anni e anni di carriera non sono serviti a fargli capire quando è il momento di buttar giù una canzonetta di sicuro successo. Voto 2 allo smisurato ottimismo di Ignazio La Russa, l'unico uomo vivente convinto che Ignazio La Russa sia un VIP. Persino chi gli ha dato il pass, quando l'ha visto, si è dimesso. Voto 1 a questo giovanotto che si è irrimediabilmente infortunato per amore di Schumi. Sottoposto a doppio risciacquo è rimasto tale quale. Motivo: pennarelli indelebili. Intanto Schumi ha deciso di cambiare i colori del casco. Voto 0 all'artista psichedelico che si è occupato di questa testa invece di occuparsi della testa.